Finalmente l'ho trovata, una Smart Band che può giocarsela con Xiaomi Mi Band 2. Infatti è costruita bene, forse anche meglio. Costa uguale, forse un pochino meno. Peccato che abbia un grosso difetto. Oltre al nome, si chiama Z-Blaze Z-Band o Z-Blaze Z-Band. Insomma, uno peggiore non potevano trovarglielo. Beh, vediamolo dal punto di vista costruttivo. Una delle sue migliori armi. Ha un display OLED da 0,94 pollici, 168x90 pixel. È bello grande, anche se come Mi Band 2 si vede davvero poco sotto il sole. Poi c'è un piccolo tasto soft touch che serve per muoversi all'interno dei menu. Il profilo è in alluminio, leggermente curvato e sotto una copertura in policarbonato su cui è incastonato il lettore di battito cardiaco. Assomiglia un po' al Fitbit Alta, sia per il profilo che per la zigrinatura che c'è sul cinturino. A tal proposito, si tratta davvero di un bel bracciale, morbido, con un solo grosso problema: il meccanismo di aggancio è poco solido, quindi occhio perché si rischia veramente di perderla. Z-Band è anche elegante in questa colorazione nera, pesa solo 24 grammi ed è resistente all'acqua con certificazioni P67. Allora, a livello costruttivo abbiamo detto che ci siamo, è costruita bene, meglio di molte altre smart band più costose, a parte il problema dell'incastro, dell'aggancio che è un po' troppo facile da perdere, però basta farci un po' di attenzione. Che cosa può fare? Monitora i vostri passi e devo dire che lo fa in maniera sufficientemente precisa, tende sempre a sovrastimare un pochino, ma insomma questo lo fanno un po' tutte le fitness band o smart band che siano. Poi va a monitorare il vostro battito cardiaco in maniera costante, o meglio ogni 5 minuti va a fare una misurazione. In questa configurazione consuma un sacco di batteria e infine va a monitorare le sessioni di nuoto. Questa è un po' la sua particolarità, misura il vostro ritmo, tiene conto delle bracciate, il numero delle vasche che avete fatto e insomma, vi dice anche quante calorie avete bruciato. Il problema è che poi tutti questi dati rimangono qua, non possono essere trasferiti allo smartphone e quindi non avrete poi uno storico dei vostri allenamenti. Il problema durante il nuoto non è tanto la precisione, ma il fatto che sul touchscreen con l'acqua va tutto un pochino in palla e quindi ogni tanto si innescano dei tocchi involontari e insomma andate a perdere la sessione di allenamento che state effettuando, però per un controllo rapido ci può stare. Poi questa Smart Band è capace anche di portare le notifiche al vostro polso, porta tutte le notifiche e qua però bisogna introdurre il discorso della batteria, perché se attivate tutte le notifiche al polso, se attivate anche il monitoraggio costante del battito cardiaco, non farà più di 2, massimo 3 giorni, altrimenti se rinunciate a qualcosa arriva fino a 5-7 giorni, più o meno questa è l'autonomia per una capacità della batteria da 90 mAh. Ho detto delle notifiche, però prima come si fa ad interagire con la band? Basta un tap sul tasto, un tap prolungato per entrare all'interno della voce del menu. Vi dicevo che può portare tutte le notifiche al polso, ma qui, come direbbe il mio collega Alberto, casca un po' il palco, perché dovremo fare ricorso all'applicazione da installare su Android, a partire dalla versione 4.3 o su iOS a partire dalla versione 8, e devo dire che l'applicazione purtroppo è un vero disastro. Questa è la schermata principale, in alto mostra un grafico dei passi e frequenza cardiaca. Sono più le volte però che non funziona, e dire che è chiara suona un filo ironico. Subito sotto distanza totale, passi totali e calorie totali della giornata in corso. Poi una banda con la frequenza cardiaca media, massima e minima registrate. Poi abbiamo una sezione con i dati del giorno precedente, con un grafico a torta che mostra la percentuale di completamento per i passi e qualità del sonno. Possiamo vedere le statistiche per settimane, mesi e anni. E qui devo dire che va un po' meglio, ma le scelte grafiche, soprattutto sui colori, sono un po' discutibili. Real Time HR mostra il battito cardiaco istantaneo, ma non si attiva se lo avviamo da smartphone. Infine abbiamo le impostazioni con la possibilità di attivare le notifiche per alcune app, poi in realtà funzionano con tutte le applicazioni. Il fatto è che non arrivano quasi mai ed il problema è da ricercare nel Bluetooth con standard 4.0 che si scollega praticamente ogni 2 minuti. Per questo motivo la band è totalmente inaffidabile dal punto di vista delle notifiche. Possiamo poi attivare una sveglia, però anche qui fidarsi bene e non fidarsi è meglio, e un avviso di sedentarietà. Possiamo anche attivare il monitoraggio continuo del battito cardiaco.
E quindi ringraziamo GearBest per averci mandato questo sample per la recensione, lo trovate sul loro negozio ad un prezzo di circa 20 euro, poi dipende un po' dalle promozioni. Per questa cifra vale la pena acquistare The Blade The Band? Ma ci sono alcuni compromessi, però tutto sommato direi di sì. Compromessi che non ci sono dal punto di vista della qualità costruttiva, che è assolutamente eccellente, al pari di prodotti ben più costosi, superiore di gran lunga a Mi Band 2. Ci sono invece grossi compromessi dal punto di vista software, che come avete visto è quasi inutilizzabile. Il prodotto comunque si riesce comunque ad usare se fate riferimento alle statistiche sul polso, quindi se non avete necessità di sincronizzare le notifiche, di andare a controllare le statistiche sullo smartphone, ma vi accontentate di vederle sullo schermo della Z-Band, allora va più che bene. Bene, direi che per questo video è tutto, vi invito ad iscrivervi al nostro canale se non lo siete ancora e a lasciare un like se vi è piaciuto questo video. Io sono Matteo, vi ringrazio per aver scelto ancora una volta Tutto Android. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!